faccio parte di questa lista civica che è la bussola, che sostiene fortemente Mimmo Lione. Beh, quello che va detto, secondo me, ovviamente non voglio parlare di altre persone anche, e delle idee comunque fortemente astratte che hanno espresso, però voglio parlare, diciamo, voglio dare il mio punto di vista da giovane. Non mi atteggio a politico, a politicante, voglio dare solo le mie idee da giovane. E voglio dire che, diciamo, la bussola, questa nostra lista, che prima di essere una lista era un'associazione che esisteva già da un anno e mezzo, con i suoi 4-5 membri, diciamo, questo nucleo forte di persone che ha dato un punto di vista forte su molte problematiche del nostro paese, del nostro territorio, per esempio il problema dei rifiuti e molti altri problemi. Beh, io quello che voglio dire è che mi è stata data la possibilità di esprimere delle idee. Le idee che personalmente ho sono quelle di studioso, anzi, prima di studioso, di appassionato di beni culturali, quali sono? Io sono reduce proprio adesso da un giro fatto a Cassano Paese, diciamo, tra i beni culturali, diciamo, di questo nostro paese. Io tante cose non le avevo ancora visitate e vi garantisco che noi abbiamo un patrimonio immenso, che parte da una datazione, cioè una datazione dal Neolitico praticamente, dal 3500 avanti Cristo. Noi abbiamo un continuum di storia senza pari a pochissime altre realtà, e noi tante volte non ci rendiamo conto di questo, invece dovremmo farlo assolutamente. Beh, cose che voglio sottolineare invece della bussola sono il confronto e l'apertura che abbiamo avuto, nel senso che qualsiasi persona avesse voluto e si vuole ancora unire a noi, qualsiasi giovane, qualsiasi persona davvero vuole unirsi a noi ed esprimere le proprie idee, lo può fare. E da qui è derivato un forte confronto tra le persone, dal quale a loro volta sono derivati dei progetti, progetti concreti che noi abbiamo presentato. E solo la lungimiranza di Mimmo Lione ha saputo cogliere, lui stesso si è entusiasmato, e diciamo ci ha comunque abbiamo intrapreso un percorso insieme che speriamo vada a buon fine. Noi comunque crediamo di aver scelto la persona giusta e lo sosterremo fortemente. Vi ringrazio, grazie mille.